Il modo migliore per scaldare un freddo inverno? Beh, un po' di rock e un goccio di gin. Sigla. Benvenuti e benvenute ad una nuovissima puntata del vostro Gin Rock. Come sempre la vostra Ginger, oggi in studio con me il Rebus. Ciao Ginger. O perlomeno metà di loro. Che io, una piccola parte. Nonché Paolo. Esatto. E Daniele. Ciao. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Dunque loro sono il Rebus e ci portano il loro disco d'esordio, nonché il loro quindi primo album. A cosa stai pensando? Sì. Potrei domandartelo quasi quasi, visto che ti ho visto assorbire. Guarda, adesso sto pensando che, insomma, mi sono fatto male un dito mentre ero qui fuori e penso di non arrivare a fine serata. Quindi, tra l'altro hai usato la salviettina alcolica. Ho usato la salviettina alcolica e ho risolto il mio problema. L'hai usata grazie per il taglio. Grazie al regista per la salviettina alcolica. Grazie. No, sto pensando che abbiamo fatto questo disco e Molteni ha tirato fuori questo titolo che mi si sta ritorcendo contro in tutte le interviste. Perché tutti me lo chiedono, grazie. E vabbè, voi ci ponete la domanda a noi, no, e noi non possiamo porla. Non siamo noi a porla, è esattamente Facebook che ce la pone quotidianamente ogni due secondi, ogni volta che ci entriamo. Caspita, è vero! È proprio quello. No, che... sai che non ci avevo minimamente pensato, no. Forse perché Facebook me lo cago relativamente poco. Si può dire cago, vabbè, ormai l'ho detto. Ormai. E, no, cavolo, non ci avevo pensato. Esattamente quello, è stato lui a tirare fuori questo. Infatti, gira io. Complimenti! Ma cioè, praticamente è lo Stato. È quello. No, vabbè, tipo cosa sto facendo? Sto mangiando, sto quella guardando, sto andando. Fantastico. E io adoro quando la gente mi risponde: fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi cose. Tu ma ogni come? Ogni due secondi su Facebook lo dici a tutti e io non te lo posso chiedere così. Giusto. Certo, giusto. Certo. Mi piace questa cosa. Quindi l'idea è stata di tua? È stata mia, sì. Anche io sono un... È un genio del marketing. Complimenti. Un genio. Beh, diciamo che abbiamo cercato di fare un disco con qualche contenuto. E certo. È un po' paradossale questa cosa, no? Che ci si chiede continuamente cosa stiamo pensando. In realtà sembrano un po' vuoti a volte, no? Questi post. È un po' tanto. E quindi mi sembrava un bel titolo, appunto, per fare un po' il punto sui pensieri, cioè il disco è pieno di cose un po' anche concettuali, dicono che non sia un disco leggero, diciamo da sottofondo. Adesso ne parliamo per bene allora di questo disco di sottofondo. Per il momento cominciamo a guardare il loro primo videoclip, nonché quello che non dico, il Rebus. Non mi riesci di parlare di quello che davvero succede, mi nasconderò tra notizie su calma, tante frasi di circostanza, mi lascerò pagare, sarò un buon servo fedele, il pelo vi verrò lisciare pur di non giocarmi il posto, la macchina le taccio tutti i santi a cui mi sono dovuto dare per contentare un prete o un padre, in verità non starò a pensare a mio errore, a ciò che avrei dovuto fare, meglio far finta di niente ed offuscarmi la realtà. Quello che non dico è ciò che non succede, quel che mi nascondo è ciò che non dovreste sapere, quello che non cambiare, quel che mi nascondo è un sogno elementare, dire per non dire, un gioco assai banale, inutile pensare dove sta la verità, e ci sono giorni in cui vorrei sparire, ma la luce qui mi inchioda, quello che non dico è ciò che non succede, quel che mi nascondo è ciò che non dovreste sapere, quello che non dico vi farebbe anche cambiare, quel che mi nascondo è un sogno elementare. Eccoci tornati.
Quello che non dico, il videoclip che abbiamo appena visto. Sì. Mm-hmm. Complimenti innanzitutto. Grazie, grazie sì. mille. Perché è lavoro ed è giusto che va complimentato ed è giusto che va condiviso. Condiviso assolutamente. Assolutamente. Ma questo ve lo ricordiamo anche dopo. Ok. Dunque, com'è nato questo videoclip? È una versione acustica fatta a Villa Tittoni quest'estate. È una veste un po' diversa rispetto a quello che ha nel disco, che è un po' più rock, decisamente più rock. Okay. Però insomma noi abbiamo anche questa anima qua, quindi quando un po' più morbida, quando ci viene richiesto di fare degli acustici, che cosa ci mettiamo lì, iniziamo a lavorare sugli arrangiamenti, no fai questo, no fai quell'altro, no fai quell'altro, non dire questo, non dire quell'altro. Chiaro. No, ma fortunatamente, perché penso che la cosa bella di un set acustico sia quella di poter completamente rivedere gli arrangiamenti e non fare una cosa semplicemente pulita, perché non ha senso artistico forse. E io credo che il bello di un gruppo sia proprio quello di essere versatile il più possibile. Assolutamente. Perché chiaramente avete la possibilità di mostrarvi a chiunque, di portare il vostro prodotto a chiunque. Certo. Chi ama un genere e chi ne ama invece un altro, un po' più soft, diciamo così. Poi la caratteristica del Rebus è quella di scrivere questi brani che hanno una partenogenesi, così Fabio Zago è felice che lo ripeto ancora, molto cantautorale. Ok, sì. Quindi volendo tutti i brani possono essere rifatti chitarre, voce, quasi con accordi da spiaggia. E no, non è vero, perché io suono malissimo, quindi infatti come avete visto nel video non suono. Così, ammissione di colpevolezza, così. Ah, lui è sincero, ci piace. No, faccio altre cose all'interno del gruppo. Puoi dire cosa, visto sì, che già canto, che ci siamo. Scrivo, però i musicisti veri sono loro tre, io lo dico sempre. Accompagno, sì. E comunque, cioè, la cosa bella è che i brani possono veramente essere portati in giro in maniera estremamente semplice e ripulita da tutti i fronzoli di un arrangiamento. E niente, per quello che ci piace è rivedere poi gli arrangiamenti e lavorarci sopra, cioè, comunque sempre da nuovo. Beh, giusto, ci sta anche perché tu hai fatto un pezzo, l'hai confezionato e dici, vabbè, questo pezzo può avere sfaccettature diverse. Sì, sì. Ma è il motivo per cui lavoriamo assieme. Cioè, io magari scrivo un brano, arrivo e gli dico, ragazzi, ho scritto sta roba qua, e loro iniziano, ok, cambia questo accordo, cambia questa parola, fai questa cosa, e iniziamo a lavorare assieme. Sì, lavoro, veramente un lavoro di gruppo. Il gruppo? Sì, sì. È bene, è buono che siete già così consolidati al primo lavoro. Direi che è un ottimo sì, risultato. Sì, beh, è stata una bella trafila di line-up, E allora andiamo avanti, andiamo subito a mostrarvi un altro videoclip e questo è Avere 30 anni, il Rebus. Quello che mi sembra di sentire sono chiacchiere da bar, dentro il solito bicchiere nell'ennesimo weekend senza senso, che grazie a Dio sta per passare. Quello che mi sembra di vedere è la solita partita, o una commedia buonista dal sapore di melassa inacidita dal tempo, ma grazie a Dio sta per finire. Vent'anni a braccio teso, quarantenni sull'attenti e sessanta divorati dalle slot ed ottantenni che se solo potessero tornare indietro. Quanti calci in culo. Che noia, non credi che questo mondo non sta in piedi. La gioia vedrai negli occhi di chi non ha perso tempo. Quello che mi sembra di capire è che non c'è niente da fare e che tutti vorrebbero la rivoluzione nei giorni feriali, ma non chiedete ad ore pasti o mentre si ascolta una canzone ingenua dedicata ad un amore adolescente scritta da chi ha perso ogni speranza e resta qui a rincoglionirci come sempre, come sempre. Che noia, non credo. Di nuovo in studio e di nuovo il Rebus. Sì. Questo era Avere 30 anni, è uscito il 6 dicembre 2014 e
precede a cosa stai pensando. Esatto, esatto. Vogliamo dire che questo singolo ha una collaborazione? Sì, tutto il disco in realtà è una collaborazione. Abbiamo fatto noi le nostre bellissime preproduzioni scannandoci, e poi è arrivato Mark Zanotti della Sonic, Rezzo Phonic, e ha dato una mano a proprio a stendere il progetto a livello artistico. Ha tirato fuori delle sonorità che non avevamo, le sonorità più scure le ha tirato fuori lui sicuramente, e infatti ci ha fatto lavorare verso quella direzione lì che è totalmente nuova, soprattutto a livello chitarristico. Ha fatto un lavoro... Siamo divertiti molto, sì sì. Tanto. Sì sì. Il suono della batteria è importante, è venuto fuori da studio di Tancredi. È vero, sì, perché abbiamo lavorato al Green River Studio di Tancredi Barbuscia, che ha lavorato con The Fire e Company, e abbiamo avuto la fortuna di registrare la batteria in un vecchio cinema, e quindi il reverbero che sentite è proprio cinema? In un cinema, sì, ma sì, anni 70. Anni 70 è bellissimo perché è proprio tutto naturale, è stato veramente bello. Bravissimo Fabio perché ha fatto delle take molto belle, secondo me, e poi è stato veramente bello. Sì, sì. Ma decisamente trash come scelta. No, no, per niente in realtà, sai, perché è una cosa molto naturale, bisognerebbe far sempre così. Ah, ok, una cosa molto naturale se lo facessero, sì, ok. Sì, sì. Bisognerebbe avere la possibilità di farlo, sarebbe bello. Allora, consigliamo a chi ci sta seguendo, ascoltando, studio i prossimi gruppi. Esatto. Dunque, avere 30 anni, alla fine, di che cosa parla? Allora, lo faccio dire al maestro Molteni che... è ferrato. Ferrato sintetizza bene. L'ho scritto io, ma lui lo spiega meglio. Ma ci provo. Il titolo è molto esplicito, è proprio cercare di dare una descrizione di questa età di mezzo in cui si sentono storie di gente che se ne va dall'Italia per tentare fortuna altrove, oppure semplicemente non ce la fa, cioè non ce la fa a realizzare un sogno, non ce la fa per forza, oppure perché gli viene impedito, insomma, per una società un po'. E abdega. Quindi abbiamo fatto questo pezzo dove diciamo un po' di cosa vuol dire avere 30 anni, nel bene e nel male, insomma, non è una metà facile, metà di mezzo. Va ascoltato, insomma, va ascoltato, ci sta, ci sta. Sì. Allora, se volete scoprire che cosa vuol dire avere 30 anni se non li avete, ecco, allora è meglio che voi acquistiate il disco di Il Rebus, A Cosa Stai Pensando, che uscirà prossimamente. Sì. Ok, e voi avete dei contatti dove seguirvi, dove poter partecipare ai vostri live? Assolutamente, su Facebook, facebook.com/irrebus, poi abbiamo il nostro indirizzo YouTube, Irrebus Music, e irrebus.it. Perfetto, io ricordo velocissimamente i miei perché come al solito sforo: www.facebook.com/la televisione web e www.latv.it. Seguite Gin Rock, seguite Ginger e seguite Irrebus. Grazie mille. A presto. Ciao. E non dimenticate mai, stay rock!